Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Oggi iniziamo ufficialmente la parte sulle Orange Island, sull'arcipelago Orange, per l'appunto, e ci siamo appena schiantati su Valencia Island con il nostro dirigibile a caso del Team Rocket. Abbiamo una squadra un po' messa maluccia, abbiamo Squirtle che ha dato la vita per battere il Team Rocket, Pikachu messo un po' male e Pidgeotto giusto un po' ammaccato. O meglio, Pidgeotto, giusto un po' ammaccato. In questa erba alta potremmo trovare Vileplume, tra l'altro. Pescando con l'amo vecchio potremmo trovare anche Cloyster, ma non lo faremo. E qui avrei voluto prendere quello strumento, ma un Nidoran femmina ci blocca il passaggio. Un Nidoran femmina che verrà ucciso dalla nostra Electro Ball. Ecco fatto. E qui teniamo un Berry Juice. Olè. L'unica cosa che possiamo fare qui è andare a nord. Quindi andremo a nord e affronteremo i Pokémon che sbucano dall'erba alta. Beh, finché sono solo Nidoran femmina, Pikachu può tranquillamente ucciderli con la sua Electro Ball. Ecco fatto. E si va su. Ultimo Pokémon dell'erba alta. Vediamo un po' chi è. Un altro Nidoran femmina, niente. Avremmo potuto trovare Vileplume, per esempio, qui dentro, però mi sa che è leggermente raro. Leggerissimamente, eh. Ok. Eccoci qui, possiamo entrare al centro Pokémon, curarci la nostra squadra. Beh, è durata poco la parte in cui abbiamo dovuto sopravvivere, tra virgolette, in quella zona. Qui si può entrare? Buongiorno, salve. Lavoriamo su questa isola con la professoressa Ivy. Ok, tutto quello che ci dice è questo, va bene. Proseguiamo. Qui c'è un po' di erba alta, ok, vediamo se ci sono degli strumenti invisibili da qualche parte, o degli strumenti visibili, magari. No, non sembrano esserci, però ci siamo beccati un Pokémon selvatico. Un Nidoran maschio, va bene. Un Nidoran masculo che si prende un Electro Ball in faccia. Addio Nidoran masculo. E a questo punto questo, ovviamente, è il laboratorio della professoressa Ivy, ma là sopra c'è uno strumento, quindi andiamo a prenderlo immediatamente. Vai, 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 tac, Great Ball, ok, una Mega Ball, fa sempre comoda. Dato che vi ricordo che sto avendo la pazza idea di cercare di fare un Living Dex in questa Akron. Qui abbiamo un teletrasporto che non funziona per ora. Salve. We have tried everything to transport this ball, but it won't budge. Ok, hanno provato a teletrasportare quella Pokéball in ogni modo, ma non funziona. Sono davvero contento che tu sia venuto qui per prendertene cura. Ok? Per prenderla, perché è estenuante prendersene cura. Salve, professoressa Ivy. Ciao, Glacial. Ti stavo aspettando. Su quel tavolo c'è una ball che vorrei che il professor Oak la guardasse. Controllasse, meglio. Per favore, prenditene cura. Ho sentito anche che sei interessato alla Lega sulle nostre isole, appunto. La palestra più vicina dovrebbe essere sulla Mikan Island. Ok, noi qui. Questa è la GS Ball. Per favore, prenditi cura di lei. Ok, prendiamo la GS Ball. Che se non ricordo male, nei giochi Pokémon, in Pokémon. No, non in Pokémon Smeralda, in Pokémon Cristallo non è quella legata a. Come si chiama? A Celebi? Non è quella legata a Celebi, la GS Ball, come strumento evento. Ora, dopo aver preso appunto la GS Ball, dovrebbero esserci sbloccati un paio di cose. Il teletrasporto che ci riporta a Kanto, ok, e da Kanto ci riporta qui. E il marinaio con Lapras. Lapras Launch. Dove vorremmo andare? Ci hanno detto che appunto la palestra più vicina è a Mikan Island. Potremmo tornare a Vermilion City, e da Vermilion City potremmo tornare qui, ma noi andiamo all'isola di Tangelo, o Tangelo, come volete chiamarla. Entriamo in questa casetta, vediamo un po' chi c'è, una lady. Oh, hai intenzione di provare le palestre qui? Questo allora ti sarà utile. E ci dà un Max Revive, insomma, sì, direi che è decisamente utile. Allora, salve. Cosa? Wow, se arrivi da Kanto? Ho sempre voluto andare là, ok. Possiamo entrare in questa casetta e c'è questo tipo che ci dice che è un Pokémon Moving Maniac, un maniaco di mosse Pokémon. So
ogni singola mossa che un Pokémon può imparare crescendo. E sono anche un collezionista di Squame Cuore. Se me ne porti una, ne insegnerò una. Ne insegnerò una mossa a un tuo Pokémon. Proviamo ad insegnare qualcosa a Bulby, ok? Vediamo cosa potremmo imparare a Bulby. Vine Whip, no. Razor Leaf, nope. Sleep Powder, Takedown, no, niente da fare. Bulbasaur non va bene. Proviamo con Pikachu. Vediamo cosa potremmo imparare Pikachu, eh. Thunder Shock, Play Nice, Quick Attack, Thunder Wave. Forse Nuzzle potrebbe essere buona con Pikachu. Perché paralizza sempre. È un modo per mettere la paralisi praticamente fissa. E fare anche danno, tra l'altro, quindi è anche meglio di Tuono Onda. E in più è fisica, quindi fa anche male. Però cosa gli tolgo? Gli tolgo Fulmine. Effettivamente Fulmine non lo stiamo più usando. Se voglio usare una mossa speciale uso Light Ball. Perché tanto questo Pikachu è fisico, vi ricordo. È fisico perché ha la natura che gli diminuisce l'attacco speciale. Natura di merda, però. L'altro gli diminuisce l'attacco speciale e aumenta la difesa. Cosa facciamo? Gli insegniamo Nuzzle? Dai, gli insegniamo Nuzzle. Sì. Una mossa che paralizza sempre da portarci dietro è utile. Al posto di Thunderbolt che, ok, è molto forte, ma noi abbiamo Spark, che ha 25 pp meno di potenza di base, ma fa comunque più danno, perché il nostro Pikachu è appunto fisico. Quindi sì, facciamo la cazzata di fargli dimenticare Thunderbolt, ma tanto usiamo Light Ball se vogliamo usare una mossa speciale. Ok, poi diamo un'occhiata anche agli altri Pokémon. Diamo un'occhiata a Pidgeot. Anche se non penso che Pidgeot abbia qualcosa di interessante. Beh, Hurricane. Però ha 70% di probabilità, no niente. 70% di precisione è una merda. Ok, Pidgeot niente. Vediamo un po' anche gli altri, già che siamo qui. Qualcuno tipo Charizard. Anche se Charizard ha già un bel set di mosse. Heatwave non sarebbe male, ma a lanciafiamme, quindi no. Dragon Breath non sarebbe male, assolutamente. Assolutamente no. Ha solamente 60 di potenza, però può anche paralizzare. Fire Fang le abbiamo tolto, Fire Spin no. Proviamo con Dragon Breath. Vediamo se possiamo togliergli qualcosa, eh. È tipo Slash. Slash lo possiamo togliere. Tanto abbiamo Air Slash in caso. Che fa anche più danno e potrebbe far tentennare il nemico. Ed è volante, quindi sprende anche stab. Earthquake glielo lasciamo perché è OP. Quindi insegniamogli Dragon Breath. Ok. E diamo un'occhiata anche agli altri Pokémon. A Squirtle, manca solo lui. Allora, Water Gun, no. Bite, appunto, Bite. Io vorrei insegnargli questo, Squirtle, sinceramente. Però aspettate, voglio vedere anche le altre mosse. Le altre mosse quali sono? Beh, Water Pulse non è male, al posto di Bola Raggio, perché confonde anche. Hydro Pump no, Skull Bash no. Ok, allora, insegniamogli Bite. Bite è davvero buona. Al posto di Rock Slide, direi che è meglio. Direi che è decisamente meglio, anche perché anche questa può far tentennare. Quindi sì, vai, al posto di Rock Slide. E a Squirtle insegniamo anche. Tanto di Squame Cuore, se vi ricordate, là al negozio della Lega Pokémon ne abbiamo acquistato un casino. Ne abbiamo acquistati tipo 20, quindi possiamo fare un po' quello che vogliamo qua. Vorrei fargli imparare anche Water Pulse, al posto di Bola Raggio. Che può anche confondere appunto il nemico. Questo potrebbe abbassargli la velocità, ma è meglio confonderlo, secondo me. Solamente 5 pp in meno di potenza. Beh, effettivamente, però, insomma, 5 pp, beh, non fanno niente, non sono niente 5 pp. C'è 5 punti in più di base, non sono quasi nulla. Vediamo un po'. A posto forse di... no, Shell Smash non è male. Shell Smash non è affatto male da avere. Ma no dai, teniamoci Bubble Beam. Teniamoci Bubble Beam, è più forte. E...
diminuisce la velocità. Va bene comunque. Ok, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Mac non ci interessa. E possiamo uscire. Allora, qui abbiamo della gente che si diverte in mare. Salve, bambina. Mi si sta prendendo una pausa, va bene? Tu puoi parlare? Nope. Tu? Dici qualcosa? Salve. La mia casa sembra un po' differente dalle altre, non so per quale motivo. Beh, perché hai una porta, forse? Se no, dentro c'è qualcosa di diverso? No, non c'è niente di diverso. Sì, effettivamente hai una porta. Salve, signor marinaio. Ci sono molti rari, molti Pokémon rari su queste isole. Interessante, interessante. Tipo quel Pidgey lì sopra. Benvenuto al Pokémon Park. Qui puoi camminare e interagire con i Pokémon. Vediamo, facciamoci un giretto. Pidgey, Tauros, Doduo, Slow. Oh, Snorlax, è la prima volta che lo vediamo. Butterfree. Tu sei un Pokémon. Tutte le volte che vengo qui trovo qualcosa di nuovo. Ok, Slowpoke, Krabby, un altro Pokémon. Adoro venire qui. Pikachu, Butterfree e Arcanine. Ok, bene, bel giro nel Pokémon Park. Effettivamente è lì solo per, diciamo, bellezza, non c'è niente da fare lì dentro. Ok, in questa casetta eravamo appena entrati e c'era la signorina che ci dava il Max Revive. Sei stato nel parco? Sì, siamo stati nel parco. Salve. Ah, ecco, appunto, la gente veniva qui per catturare Pokémon nel parco, quindi l'hanno vietato. Il parco è davvero così divertente, peccato che tu non possa catturare Pokémon. Mettetevi d'accordo, padre e figlia o nipote e figlia. Allora, qui non c'è nulla da fare, vero? Non penso ci siano nemmeno strumenti invisibili. Tutte queste case senza porte. Ok, certe volte arrivano delle tempeste davvero forti qui. Lì ci sono degli allenatori, mi sa, quindi andiamo un attimo prima al centro Pokémon. Mi sa che i Pokémon sono già tutti curati, tra l'altro, però vabbè, per sicurezza vai, un'altra curatina a piacere. Vai. Salve. Ok. Oh, Buggino. Buggino, signori. Ok. Ok, allora facciamo così. Save in new save file. Ok. Ora ritorno dentro. In questo momento voi non vedete niente, ma non preoccupatevi. Appena ritorno nel gioco vi rifaccio vedere. E vediamo appunto se riesce a fare qualcosa di diverso qui. In caso non entro nel centro Pokémon. Save file numero 2. Eh sì, buggato del tutto. Impossibile uscire dal centro Pokémon. Ok, questo è un bug molto pesante che devono assolutamente risolvere perché rischia di compromettere un'intera run. A questo punto io termino qui il video, faccio vedere questo bug, lascio che il video sia appunto un monito per quanto riguarda i bug, questo bug, e rifaccio la parte dall'ultimo salvataggio, appunto, che ho fatto, fino a riarrivare qui. Non entro in questo centro Pokémon, che è maledetto, evidentemente, è buggato, e andrò direttamente dagli allenatori. Grazie a tutti per aver seguito questo video, e vi ricordo di mettere un mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dalla Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!